Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vorrei spendere due parole su un paio di guanti per fotografi. Sì, avete capito bene, guanti per fotografi, realizzati appositamente e seguendo le esigenze dei fotografi. Per chi come me scatta fotografie paesaggistiche o naturalistiche, ma anche per chi scatta fotografia sportiva o anche molti altri generi, capita molto spesso di rimanere per un lungo tempo fermi al freddo, a volte anche sotto le intemperie. Per questo è importante avere le mani al caldo, sì, ma averle al caldo anche in modo funzionale, in modo che quando avrò bisogno di muovere i comandi della macchina fotografica, di cambiare la lente, di usare tutti i suoi controlli, non dovrò ogni volta togliere il guanto o comunque adattarmi alla scomodità di questo guanto. Per questo Valaret ha pensato a dei guanti esattamente studiati per la professione del fotografo. Io ho provato questi, le moffole, ve ne faccio vedere uno. È da un po' che li ho, però mi sono arrivati prima dell'estate, quindi soltanto adesso con la prima neve sono riuscito a testarli bene. Devo dire che sono curati davvero al minimo dettaglio, partendo subito da un pratico laccetto che si avvolge attorno al polso, così se devo togliere il guanto lui rimane appeso, non devo mettermelo in tasca o appoggiarlo da qualche parte. Dopo averlo infilato, la prima cosa veramente molto comoda è il pollice estraibile. Io posso tirare fuori il pollice e con una comoda calamita andare a fissare proprio il pollice, così che il mio dito riesca a rimanere sempre libero e questa parte del guanto non vada a creare un impedimento. E l'altro lato molto comodo è questa cerniera che mi permette di fare uscire la mano. Le moffole sono molto più calde dei guanti normali, quindi quando io inserirò le mie dita all'interno avrò la possibilità al suo interno di farle toccare tra loro e si manterranno calde a vicenda, ma nel momento in cui ne ho bisogno avrò la completa funzionalità di tutte le dita. Hanno inserito anche un piccolo bottone in modo da poter bloccare anche questa parte, così tutte le dita che rimangono scoperte non avranno alcun impedimento creato dal guanto e dalle sue parti. Qui c'è un laccetto per stringere il polso, per farlo diventare più aderente, e all'interno hanno questa piccola felpatura che rende ancora più confortevole e caldo l'utilizzo di questo guanto. Ho toccato la neve, devo dire che con quella non si sono bagnati. Sotto la pioggia non ho ancora avuto il modo di provarli, quindi non so quanto resistenti all'acqua possano essere. Qui hanno inserito una piccola tasca dove all'interno c'è... Non so a che cosa serva questa, ma questa tasca può essere utilizzata per inserire degli scaldini. Gli scaldini sono quei piccoli sacchetti che contengono delle sostanze che non so benissimo che cosa siano, però una volta che vengono battuti si riscaldano. Si possono inserire qui dentro e in questo modo il calore di questi piccoli cuscini viene trasferito all'interno del guanto. Questa piccola tasca può tornare utile anche per un'altra cosa, per inserirci un'altra cosa che viene data insieme a questi guanti, il sottoguanto. Il sottoguanto è un'ottima soluzione per quando il freddo è ancora più forte o per quando il freddo non è ancora così forte, perché volendo posso uscire direttamente con questo guanto se il freddo non è così esagerato, ma se il freddo è così forte da crearmi dei problemi quando tiro fuori le dita dalla moffola, a quel punto posso utilizzare il sottoguanto, così quando andrò ad estrarre le dita dalla manopola ci sarà il sottoguanto a proteggermi. Uguale vale per il pollice, stessa cosa, pollice e indice hanno lo strato per il touchscreen, quindi se dovete usare lo smartphone o avete lo schermo della vostra fotocamera touchscreen, con pollice e indice non c'è problema per il touch. E come vi dicevo, mi è capitato di usare questa piccola tasca per inserirci in modo provvisorio, non so se sia stata fatta apposta per questo motivo, però inserirci in modo provvisorio il sottoguanto, così da non doverlo infilare in altre tasche e rischiare di perderlo. Me li hanno mandati in prova e ho deciso di parlarvene perché li trovo una soluzione molto utile
Il guanto è utile in ogni caso, perché quando fotografiamo in inverno, quando fotografiamo in montagna, se fotografiamo nei paesi nordici, affrontiamo temperature molto basse, quindi questa è una soluzione pensata apposta per voi, pensata apposta per me, perché rispecchia quelle che sono le esigenze di un fotografo. Vi saluto qui per oggi, è un video veloce, però ci tenevo a parlarvi di questa soluzione che ho trovato per tenere al riparo dal freddo le vostre mani, e mi raccomando, vi aspetto nel prossimo video.